È una piazza martiri gremita quella che ieri pomeriggio ha accolto Beppe Grillo per lo Tsunami Tour. Sono stati a migliaia quelli che hanno sfidato pioggia e freddo per ascoltare il leader del Movimento 5 Stelle che sul palco per un'ora ha spaziato su temi di politica e attualità nazionale e locale per un comizio show in cui non sono mancate battute caustiche. Ieri sono stato tutta la mattina da un notaio, questi notai terribili che sono vivi circondati da Mogano, sono gli unici. Bene il notaio a firmare delibere, a delibere per il Trentino Alto Adige, per il Trentino Alto Adige e per la Val d'Aosta, perché il simbolo deve essere messo a disposizione delle loro autorità e il simbolo deve essere stampato solo su carta patinata, solo stampata dalla cartiera di Bolzano e di Aosta, ma è pazzesco! Grillo esordisce con un piove, governo tecnico, e prosegue con Monti, definito un ritardato morale che il giorno prima mette il redditometro e il giorno dopo lo vuole togliere. Un esorcista che ha fatto il curatore fallimentare, che ha recuperato soldi per il paese partendo dal basso, dai meno abbienti e non dall'alto. Allora scusate, ma io porca puttana, vi dico quello che abbiamo fatto. Ci siamo già tolti lo stipendio, ci sono tolti lo stipendio. Io non sono candidabile, io non sono nulla. Bene, io potevo starmene in casa, ero ricco, mi avete fatto diventare ricco. 41 anni, potevo starmene a casa. Ma io cosa facevo a 65 anni? Cosa facevo in casa mia? Vedere, c'ho 6 figli, 2 andavano in Australia, l'altro sta partendo per il Canada. Cosa dico? Me ne sto lì e dico andate, tanto questa è una nazione di merda, non succederà niente. No, cosa facevo lì pensionato io? Con le pantofole, magari guardavo Vespa, mi ammazzavo. Ha parlato di lavoro e di reddito di cittadinanza, perché un giovane laureato e con un master in tasca deve aver tempo per cercare il lavoro cui è predisposto e non si deve accontentare di lavorare in un call center per 400 euro al mese. Il mio programma è uno solo, dichiara, mandarli tutti a casa. Devono andare via tutti dal Parlamento, con figli e parenti, inciuci e inciucetti, tutti fuori. E infine indica la prospettiva. Due sono le alternative possibili, o un salto del vuoto, votando il Movimento 5 Stelle, o un suicidio assistito, votando quelli che finora ci hanno rovinato la vita. Ma nonostante tutti gli argomenti affrontati, dall'ecologia al lavoro, alla pressione fiscale che schiaccia la piccola e media impresa, alle barzellette su Berlusconi e Monti e chi più ne ha più ne metta, alla nostra domanda non ha voluto rispondere. Berlusconi dice che se sarà eletto nominerà una commissione d'inchiesta sul governo Monti. Lei cosa farà? Ma non so chi siano queste persone, fanno parte dei... Chiedo che lei cosa farà se sarà eletto? Ma io non sono eletto.